Bene, eccoci a parlare dei processi di deposito, ma noi non ne parleremo diffusamente, perché nei video successivi noi dovremo parlare di rocce sedimentarie prese ad una ad una. È ovvio che dovremo parlare anche di come si sono depositate, quindi parleremo di deposito. Quindi a che provo adesso ad entrarci in tanti particolari? C'è una cosa però che ci tengo che voi sappiate. Molto spesso quando voi osservate delle montagne, voi le vedete con una certa stratificazione. La maggior parte dei casi, quelle montagne che voi state osservando stratificate, sono praticamente il risultato di lunghi processi, ma di questi lunghi processi una parte di queste si è verificata in ambiente marino. Poi il materiale che si è deposto lì viene portato in superficie a formare la montagna, ma si è deposto in ambiente marino. Quindi quando voi vedete depositi stratificati, la maggior parte dei casi, quelli sono materiali che si sono depositati in ambiente marino. Ma quello che non viene mai spiegato, e ci tengo che voi sappiate proprio perché non c'è scritto in video, è perché sono stratificati questi materiali. Perché hanno questo aspetto stratificato? Non potevano questi materiali essere un solo blocco, cioè noi sappiamo che se si sono depositati, per esempio, nella zona abbatiale, no? Bene. Questi materiali non possono avere uno spessore di 1.000 metri senza nessuna discontinuità? No, non funziona così, perlomeno da nessuna parte se mi hai visto una cosa del genere. Perché questi materiali hanno degli spessori, degli strati da qualche millimetro, qualche centimetro, più o meno 10-20 centimetri, al massimo 30 centimetri e non di più? Perché non rappresentano mai un unico blocco? In realtà, quando noi vediamo stratificazione, noi dobbiamo intendere discontinuità nel processo di sedimentazione. E noi non dobbiamo immaginare che il processo di sedimentazione sia un processo continuo, costante nel tempo, perché se così fosse, noi non avremmo la stratificazione, avremmo un blocco poliunico. Quando finisce del tutto la stratificazione, poi le forze orogenetiche ce la portano in superficie e vediamo un blocco di materiale calcareo, per esempio, a formare una montagna. Ma così non è, perché evidentemente nel processo di sedimentazione c'è stato un rallentamento, una parziale stasi, che ha portato a un inizio di cementazione della parte superficiale del materiale che si era sedimentato, che è ancora sciolto. Noi sappiamo che le rocce sedimentari possono essere sciolte oppure cementate. Quando sono ancora sciolte, parliamo di ghiaia, di sabbia, di silt, di argilla. Quindi, quando si comincia a depositare questo materiale, è ancora sciolto. Se però c'è una stasi nel processo di accumulo, può capitare che il materiale sovrastante incominci praticamente a cementarsi leggermente, cominciando in qualche modo anche a variare la sua pendenza, che gli strati tendono, il materiale tende a depositarsi in modo orizzontale, però quando si cominciano a cementare le parti superiori, cominciano anche un po' a ingombrirsi. Questo provoca di fatto quando avviene altro evento sedimentario, che il nuovo sedimento non va più su una superficie nettamente orizzontale, ma va su una superficie leggermente inclinata, leggermente ingombita. Quindi praticamente abbiamo la discontinuità nel processo di sedimentazione. Questo praticamente è il motivo per cui gli strati esistono, altrimenti non esisterebbero. Quindi ripeto, prima formazione del primo deposito, prima sedimentazione, poi leggero rallentamento stasi. Incomincia la diagenesi, che poi è praticamente quello che vi dicevo, il processo poi di consolidamento della roccia, sia all'inizio, sia quindi una contrazione, una variazione nell'orizzontalità, arriva altro materiale, si deposita e praticamente non sta più in continuità con quello precedente e si forma quindi uno strato diverso da quello precedente. E così via. Quindi laddove noi
praticamente vediamo stratificazione, dobbiamo intendere, dobbiamo pensare a discontinuità di sedimentazione. Però è anche vero che in ambiente marino esistono delle strutture che non sono stratificate, per esempio le scogliere coralline, fatte di alghe, coralline e di altri organismi. Quelle mica sono stratificate, nel senso che noi stiamo intendendo, cioè praticamente di fogli uno sull'altro. Hanno un'altra forma di stratificazione, di che poi vi parlerò quando parleremo delle scogliere coralline, ha un'altra tipologia di stratificazione, ma non di quella, diciamo, classica con elementi rettangolari uno sull'altro e magari di differente anche colore. Quindi, in quel caso non si può parlare di stratificazione nel senso comune del termine, ma si parlerà di stratificazione nel caso di scogliere coralline di altro tipo e lo vedremo successivamente. Quindi, ribadendo un po' quello che abbiamo detto nel video precedente, abbiamo il deposito dei materiali trasportati dalle acque fluviali. E abbiamo detto che il deposito avviene quando c'è una variazione di livello di base, che rappresenta una variazione di pendenza. Quando si abbassa cioè quando la pendenza diminuisce, diminuisce l'energia cinetica, diminuisce la velocità, diminuisce il potere di trasporto e il materiale troppo grosso viene deposto sul fondo e viene trasportato tutto il resto. Quando ci sarà un'altra variazione di pendenza inferiore naturalmente a quella precedente, il materiale non potrà più essere trasportato. Si depositerà e verrà portato quello più piccolo, fino ad arrivare via via alla voce. Questo è un processo che abbiamo visto nei video precedenti. La stessa cosa avviene in ambiente eolico: la forza del vento è quello che trasporta il materiale, trasporterà materiale un po' più grosso, materiale un po' più piccolo. Quando il vento diminuirà di intensità, lascerà cadere il materiale più grossolano e trasporterà soltanto quello più sottile, allo stesso modo. Nel caso dei ghiacciai, abbiamo visto che il deposito avviene praticamente sulla fronte, quando poi il ghiacciaio si scioglie, praticamente abbiamo la fronte del ghiacciaio, i lati e il fondo pieni di materiale detritico. Questi materiali detritici che si sono depositati una volta che il ghiacciaio si è sciolto, si è ritirato, vengono chiamati depositi morenici. Quindi possiamo distinguere morene frontali, quelle della fronte del ghiacciaio, morene laterali sui lati del ghiacciaio e le morene di fondo, cioè i materiali che stavano direttamente sul fondo del ghiacciaio. In ambiente continentale, quindi submerso, si formano anche dei depositi, cioè quindi di origine chimica, per l'evaporazione delle acque. Pensiamo, abbiamo visto precedentemente carbonato di calcio che forma tante rocce calcaree. Abbiamo visto il cloruro di sodio che forma il sale, sale da cucina, il gesso, solfato di calcio idrato, o l'anidrite, solfato di calcio anidro, e tutte queste rocce si formano per evaporazione dell'acqua e conseguente precipitazione dei sali che vi erano disciolti precedentemente. Quindi abbiamo dei depositi di origine chimica proprio per processi di evaporazione. Quali sono quindi alla fin fine i minerali principali delle rocce sedimentali? Li abbiamo visti indirettamente nel corso del nostro viaggio. Abbiamo i minerali argillosi che vengono sostanzialmente originatisi dai processi a partire dai processi di alterazione chimica, dove il silicio e l'alluminio si attraggono insieme agli ioni ossidrici. Poi abbiamo il quarzo, che è il materiale più resistente della serie del Balmer, e quindi quello lì più prossimo alle condizioni ambientali, ed è quello che si conserva di più. La calcita, CaCO3, che poi formerà quindi tante tipologie di rocce. La dolomite,
La dolomite, che è un carbonato doppio di calcio e magnesio, il gesso e l'anidrite, abbiamo visti precedentemente, il salgemma, cioè il sale da cucina, poi fosfati e ossidi di ferro. Questi sono sostanzialmente i minerali principali delle rocce tibetane. Ce ne sono altri, ma sono in misura nettamente inferiore. Ora, a questo punto abbiamo tutti gli elementi per organizzare uno schema della genesi delle rocce sedimentarie. Quindi, alla fin fine, morale della favola, noi abbiamo parlato di erosioni, alterazioni, di erosioni, di trasporto e deposito, quindi abbiamo parlato di tutto quello che è sostanzialmente la genesi di una roccia sedimentaria. E riguardiamo questo schema. Passo passo rivedremo tutto quello che abbiamo detto. Partiamo dalla roccia madre, cioè la roccia ancora non alterata. La roccia madre si può alterare per i processi che abbiamo visto precedentemente, processi meccanici, termoclastismo, crioclastismo, bioclastismo, o processi di alterazione chimica, idrolisi dei silicati. Allora, vediamo nel caso che si esplica soltanto la disgregazione meccanica, che cosa succede? Che si forma il detrito da una roccia madre compatta, alla fin fine si formerà detrito. E questo detrito che verrà più o meno trasportato, ridotto, ma poi depositato, formerà le rocce chiamate plastiche, cioè quelle formate da plasti. Dalla roccia madre abbiamo detto possono, per alterazione chimica, si può avere il trasporto nell'acqua di sali in soluzione. Praticamente, se tu porti via del materiale dalla roccia madre, questo materiale portato via dalle acque farà sì che rimarrà una roccia residuale. Quindi, dalla roccia madre, l'alterazione chimica farà andare in soluzione del materiale. Questo, diciamo, l'allontanamento di questo materiale farà sì che noi avremo imposto della roccia residuale, una roccia che non si è mossa, semplicemente è stata alterata, solubilizzata e portata via di qualche sua di parte costituente. Se invece le soluzioni che dall'alterazione chimica si originano, poi nel tempo si ha una precipitazione, allora se la precipitazione è diretta, cioè abbiamo una precipitazione diretta di queste soluzioni, allora abbiamo rocce di origine chimica, no? Se invece la precipitazione avviene praticamente, facciamo un esempio concreto, degli organismi marini fissano il carbonato di calcio disciolto nell'acqua per formare il guscio, poi questi gusci vanno sul fondo e si depositano e con il tempo formano una roccia, allora abbiamo, quindi attraverso l'azione degli organismi, abbiamo la formazione di rocce di origine biochimica. Quindi, questo schema della genesi delle rocce sedimentarie lo ripetiamo. Quindi, roccia madre, alterazione meccanica, formazione di detrito, deposito di detrito, si formano rocce plastiche. E poi andremo a vedere quali sono. Invece, dall'alterazione chimica si formano delle soluzioni. Quindi, dalla roccia madre viene portata via del materiale che va in soluzione nell'acqua. Queste soluzioni si possono allontanare, ovviamente, quando si allontanano, cosa rimane della roccia madre? Una roccia residuale. Però queste lì che si sono allontanate, diciamo così, poi possono precipitare prima o poi. Se precipitano direttamente, si formano rocce di origine chimica. Se invece c'è l'intermediazione degli organismi, ripeto, la formazione da fissazione del carbonato di calcio come guscio di un organismo, questi poi vanno a finire sul fondale marino, per esempio, e si originano delle rocce biochimiche, cosiddette.
Questo è lo schema generale delle rocce sedimentari.